te e fermeremo il vento come dentro gli uomini. Grazie. Siamo in questo studio, grazie. Prima del fondo, nella pagina politica. Entra con questa canzone meravigliosa che so che è la preferita di sua figlia. Esatto. Carole. Carole, esatto, sì. Che ha adesso? Compierà 10 anni. 10 anni. E peraltro chi sono i supereroi per lei? No, lei dice, secondo lei è la famiglia, parla della famiglia questa canzone, quindi la cantiamo in macchina, l'abbiamo adottata come canzone familiare. Quindi parla di persone che si fanno forza l'una con l'altra. Cioè, è fondamentale nella vita, famiglia, amici. E poi a proposito dei supereroi, ovviamente non posso non fare una domanda sui nostri militari feriti in Kosovo. E sappiamo che ci sono stati 14 militari che sono alpini, che sono feriti. Voglio, prima cosa, le condizioni di salute, che notizie ci può portare? Noi ovviamente siamo vicini a loro e alle loro famiglie. 9 di loro sono in infermeria, 3 sono già ritornati al lavoro, 2 hanno dovuto subire delle operazioni perché hanno avuto delle fratture scomposte, in ospedali però di livello, e quindi stiamo aspettando di vedere, ma tutto sommato, diciamo, non c'è stato per fortuna nulla di grave. Sono stati scontri tra manifestanti serbi che si opponevano all'insediamento di questi sindaci eletti in queste parti del Kosovo, e va detto, insomma, che purtroppo il mondo, lo diceva Papa Francesco, no? Terza guerra mondiale a pezzi, c'è sempre qualcosa da tentare, sì, di sistemare, no? Sì, quella è una situazione folle, perché sono sindaci in realtà eletti con l'1% dei voti, perché in città serbe i serbi non si sono candidati, e quindi si è candidata una minoranza e ha vinto le elezioni con l'1% dei voti, per cui adesso c'è questa protesta. Ma abbiamo lavorato da ieri sera a tutt'oggi perché dal punto di vista politico si buttasse un po' di acqua sul fuoco. Qualcuno ha voluto, voleva buttare un po' di benzina, e non possiamo permetterci altre ferite all'interno dell'Europa. Ma c'è chi dice Putin anche, comunque un po' di... Guardi, nel rapporto tra Kosovo e Serbia non c'è bisogno che arrivino altri, già un rapporto difficile da decenni. Allora, ricominciamo a riparlare della sua vita. Il privato degli uomini politici per me è sempre molto, ma molto interessante, perché poi il pubblico porta in sé qualcosa che noi abbiamo... diciamo sedimentato nella nostra esistenza. Lei nasce a Cuneo, ma in realtà era di un paese che si chiama Marene, la provincia di cui è stato sindaco per 14 anni. Il suo primo ricordo qual è? Da piccolo? L'asilo. L'asilo di Marene, che era come... c'erano le suore, perché allora negli asili di provincia erano le suore quelle che facevano. E diciamo che... ti educavano anche con le maniere forti che usavano una volta le suore. Me le ricordo anch'io. Sì, l'orecchio. Ma l'orecchio era il parroco che ti sollevava proprio ma per l'orecchio. Ma lei in genere era un allievo mansueto oppure un ragazzino irrequieto? Non sono mai stato zitto. Ecco. Mio padre mi diceva che non stavo mai zitto fin da piccolo. Per e lei porta il nome di suo nonno, Guido, peraltro, no? Esattamente, sì. E famiglia di... Invece non parlava mai. Ma l'ha conosciuto suo nonno? Sì, sì, l'ho conosciuto, sì, sì. Era sordo e parla, l'avrò sentito dire 20 parole in tutta la sua vita. Lavorava e basta. Aveva, diciamo, fabbrica di attrezzi agricoli, no? Macchine per l'agricoltura, macchine, sì, per rimorchi. E a 19 anni, lei è il primo di 3 figli maschi, a 19 anni arriva l'evento che cambia per sempre la sua vita, perché suo papà Giovanni muore improvvisamente. Come accade? No, sì, qualche anno dopo, non alla 19, mio padre si ammala di una malattia grave, per un anno operazioni e tutto quello, abbiamo provato tutto quello che era possibile e immaginabile, compreso i santoni o le follie che si fanno quando cerchi, cioè? Di difendere. Uno ha inventato una macchina che cura i tumori, un turco, andiamo dal turco, un altro, quello che si fa quando si è disperati, e alla fine poi... non è servito nulla, ecco. Questo evento, oltre ad averla responsabilizzata in qualità di, una volta si diceva, capofamiglia, no? Perché uno diventa il primo dei maschi, e cosa ha dato, cosa le ha tolto e che cosa invece magari le ha dato nella sua vita? Mi ha tolto la giovinezza, mi ha dato la responsabilità, il sentirsi responsabile di qualcosa di più grosso di te, e poi non te lo togli più. E in qualche modo ti togli un pezzo di libertà, perché diventi responsabile e ti porti dietro questa sensazione di dover essere responsabile di tutto e tutti per tutta la vita. Come caricare su queste spalle di 1,98 m, giusto? Sì, sì, poi devi dare prova di essere in grado
di portare tutto. Quindi la sua vita sarebbe stata diversa se non fosse avvenuto, anche professionalmente, se l'hai mai chiesto? Non lo so, non ho avuto tempo per chiedermelo. Perché lei prende in mano la fabbrica di papà, come funziona? Perché devo lavorare, perché sono il più grande, quindi sento la responsabilità per mille cose, perché poi la vita non ti consente di fermarti e devi andare avanti, no? Come dice qualcuno, ci sono bollette da pagare, spese da fare, vita da portare avanti, e quindi l'ho portata avanti, va. Per carità, non, e la sua parte invece con meno sofferenza di tanti altri. Ma la parte di Guido chiacchierone che non stava mai zitto, cioè da una parte c'era un bambino che non stava mai zitto, dall'altro un giovane adulto che doveva non mi sono mai tenuto nulla in tutta la vita. Quella comunque è rimasta. No, quella rimane. La anzi, parte leggera dove è rimasta? Raramente, mia moglie ogni tanto mi rimprovera, anche i miei figli mi rimproverano. C'è mio figlio che mi dice: papà, non sorridi mai. Ma non è vero. Però quando te lo dice tuo figlio ti fa senso, no? Perché magari ti porti a casa i problemi, perché magari fatichi a staccare. Mio figlio, ad esempio, mi dice: papà, sempre così. Leon, questo, Leon, Alessandro. Sì, Leon Cristofa. No, Alessandro no, Alessandro è il più rispettoso. E che cosa la fa ridere? La fa, adesso l'ha fatto un sorriso. Un sacco di cose. Guardi, le tiro fuori un sorriso io, così ci alleggeriamo. Grazie. Ha fatto un tweet sulla scomparsa di Tina Turner, anche noi l'abbiamo celebrata. Le faccio vedere una super chicca dagli archivi Rai, 1971, con Alberto Lupo. Uno spettacolo, vai. Siamo qui col ministro Crosetto, poi faremo anche qualche domanda di politica, ma stiamo ricostruendo la sua vita come abbiamo già fatto con altri leader politici nel corso di queste stagioni. Mi ha colpito che in un'intervista alla Stampa lei ha ricordato una frase di una professoressa del ginnasio. Noi abbiamo ricordato ieri Don Milani e l'impegno per far studiare tutti, anche più fragili. E il nipo, diceva questa professoressa, diciamo molto, il cui giudizio diciamo era molto poco molto opinabile, parlava di suo nonno Guido e diceva: il nipote di un artigiano di Monestarolo non dovrebbe fare il liceo classico. Lei andò a casa e disse a suo padre: devo far vedere a questa signora che si sbaglia. Cosa le rispose suo padre? No, a mia madre lo disse. A sua madre, a mia la stampa madre diceva disse, la madre. Sì. No, sì, lo disse a mia madre. Mia madre mi guardò e capì che la cosa mi aveva ferito. Infatti me la sono portata via tutta la vita. Sì, alla fine. L'ha mai più rincontrata? Sì, anni dopo, quando ero parlamentare, mi trattava con un rispetto eccessivo. Sì. Come si chiama il servo in col, il servo encomio? No, sì, esatto, e quindi un po' così. L'ho disprezzata ancora di più. E suo padre, qual è la cosa più importante che le ha insegnato? Non so se sia quella più importante, però mi perseguita da tutta la vita a lavorare, il senso del dovere. Io magari tornavo alle 4 del mattino da ragazzo e mio padre entrava in casa, era già uscito alle 6:30, entrava in casa a fare colazione alle 7, io non potevo farmi trovare a letto. Per cui io, se un pomeriggio di venerdì alle 5:30 del pomeriggio mi sono preso mezz'ora di libertà e accompagno mia moglie a fare qualcosa e mi vedo in giro, mi vergogno. E mia moglie dice: sei stupido, cioè non puoi prenderti un'ora, no, è un orario di lavoro, per cui se mi vedono non lavorare in un orario che secondo me è di lavoro, in un giorno che secondo me è di lavoro, mi sento in colpa. Lei come se dovessi. Sì, assolutamente, non me lo tolgo da tutta la vita.
Ma lei è giudicato da sempre, ci conosciamo, io ho fatto la cronista parlamentare, quindi insomma, ci conosciamo da tanti anni, lei è giudicato un uomo del dialogo, infatti entra, fa il sindaco di una lista, con una lista civica, poi entra nella Democrazia Cristiana, suoi compagni, diciamo, tra i giovani ci sono Enrico Letta, Simone Guerrini, che è consigliere del presidente Mattarella, è uno dei consiglieri, Lapo Pistelli, e mi dicono che però quando si arrabbia succede di tutto, è così? Mi arrabbio, sì. E che cosa la fa arrabbiare? Un sacco di cose, le ingiustizie, ma un sacco di cose. Lo dica a me. Sì, ma un sacco di cose, la mancanza di serietà. Cioè, mi arrabbio moltissimo, ma in qualunque cosa io faccia. E poi le passa? Però mi passa. A meno che non tradiscano. A meno che la causa della arrabbiatura non sia un tradimento. Col tradimento no, io non riesco a dimenticare, no. Una persona che tradisce la mia fiducia per me è morta. Entra in Parlamento nel 2001 e poi a un certo punto si dimette. Queste sono le sue dimissioni del 2019, anche per motivi personali. Ci piega un po' di anni, si candida per spirito di servizio, fonda Fratelli d'Italia, esce dal PDL, cioè la Forza Italia, PDL, fonda quindi Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, e questo è il voto delle sue dimissioni dal Parlamento, 2019. È una decisione sofferta. Io non uscirò contento, ma che ho preso ragionando, che ho preso pensando alla mia vita, che è qualcosa a cui devo rispetto lo stesso che devo alla politica, che ho pensato forse in un attimo di egoismo rispetto al Parlamento e al mio impegno politico, ma che continuerà anche fuori dal Parlamento. Non voglio andarmene però lasciando in voi il solo dubbio che faccio una scelta per convenienza. No, faccio una scelta per ragionamento, ho fatto una scelta che tiene conto delle mille cose che compongono la vita di ognuno di noi. C'è la politica, c'è la famiglia, c'è il lavoro, ci sono i figli, ci sono mille cose, mille sfaccettature che non è neanche giusto trasferire in quest'aula perché appartengono alla nostra sfera privata. Poi è tornato a fare il ministro, si considera un ministro tecnico? Non so. Ho dimostrato che ho fatto una scelta non per interesse, visto che sono, facendo il ministro, ho rinunciato a moltissimo. Dal punto di vista economico, di lavoro e di molte cose. L'ho fatto perché in un momento difficile mi è stato chiesto, all'inizio non ero per niente convinto e poi dal giorno che ho detto sì, ormai è diventata la mia vita, perché come dicevamo prima, il senso del dovere viene prima di tutto. Lei ha scritto, ha detto di se stesso, sono diabetico, ho avuto due infarti e sono iperteso. Sì. Come affronta le fragilità della propria salute? Sono dei campanelli d'allarme, secondo lei ci convive, se ne preoccupa? Le affronto malissimo nel senso che mi interesso della mia salute quando nel momento in cui crollo, poi appena riprendo. E sua moglie cosa le dice? Suo figlio Alessandro, che di è più tutto, grande, di tutto di più, di tutto tipo? Di più. Che dovrei prendermi cura di me stesso, che dovrei mettere me stesso davanti a altre cose, ma è normale, me lo dice mia madre da tutta la vita, loro da lei ritiene di volersi bene? Sì, diciamo, però forse ho la presunzione di essere immortale, anche se le analisi mi ricordano che non lo sono. Ma no, dai. Allora, le faccio vedere, lei è Giorgia Meloni, queste sono alcune immagini insieme. In questa stessa sala, quel giorno, oltre, diciamo, al coraggioso gesto di Guido Crosetto, che rimase famoso per prendermi in braccio, facesse oggi gli verrebbe l'ernia del disco. Non ho paura che sia un flop. Cosa vuol dire essere un flop? Sarebbe un flop se io oggi non dicessi quello che penso. Ma cosa ha in comune lei con Crosetto? L'altezza. Io e Guido abbiamo in comune l'altezza e i capelli. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. È vero che Meloni la chiama fratello? Sì, no, mi presenta così ai leader quando a Palazzo Chigi incontriamo le persone. L'ultima è stato Zelensky, quindi cioè, lei lui è mio fratello, io dico lei è mia sorella. E Zelensky ci ha creduto? Mi ha fatto un pranzo, per cui ha capito qual è il rapporto di fiducia che c'è tra noi, che non è un rapporto politico, è un rapporto umano.
Domanda, ci si aspetterebbe che, diciamo, un passato come il suo, uomo di dialogo, Democrazia Cristiana o liberale, magari militasse in un partito di centro. Lei invece ha fondato Fratelli d'Italia. La domanda è: perché proprio un partito che arriva, che ha continua ad avere nel simbolo la fiamma dell'ex MSI? E le faccio una domanda politica: se è vero che, come scrivono i giornali, il Partito Popolare Europeo vi ha chiesto di levare la fiamma dal simbolo per poi poter, come presupposto per poter stringere un'alleanza in vista delle europee, alleanza popolari, conservatori europei, di cui peraltro Giorgia Meloni è presidente. Ma quello è un percorso politico che io ho in testa da sempre, lei lo sa, da tempi in cui Fratelli d'Italia era al 2-3%, quello che Giorgia Meloni diventasse il leader dei conservatori europei e in qualche modo si consolidasse in Europa quello che c'è a livello nazionale, no? Un centrodestra che si confronta con un centrosinistra in modo serio e rispettoso. Quindi io mi auguro quello sarà il percorso, poi vediamo cosa sarà. Di alleanza col Partito Popolare? Di alleanza in Europa, sì, tra il Partito Popolare Europeo e i conservatori. Allora, noi siamo sempre a fianco del popolo ucraino in questo studio, da sempre. Cosa risponde a chi dice che il nostro sostegno all'Ucraina dura da oltre un anno e non porta risultati, che non stiamo facendo abbastanza per la pace e che continuare a mandare le armi non aiuta la pace? Quali sono a suo avviso le condizioni per una pace giusta? L'ho detto oggi in audizione al COPASIR. Il giorno in cui cesseranno per un giorno, due, di cadere le bombe e di essere lanciate, e c'è una che la lancia tra i due contendenti, l'altra per adesso si difende. Russia. Il giorno quando per 2-3 giorni, 24 ore, poi 36, poi 48, smetteranno di cadere le bombe, potrà iniziare il percorso di pace. È molto semplice, molto più semplice di quanto qualcuno pensi, ma deve succedere questo. Non c'è stato un giorno da quando è iniziata la guerra in cui le bombe hanno smesso di cadere e di colpire chiunque, obiettivi militari, civili, di qualunque tipo. Prima devono cessare le bombe, poi si può iniziare il percorso di pace. Io mi auguro inizio, ho molta fiducia nel Cardinal Zuppi che il Papa ha incaricato e l'ho detto anche pubblicamente, tutto il supporto che la difesa italiana può dare a questo percorso di costruzione di pace ci sarà. E PNRR, che sta succedendo? Perché la Corte dei Conti dice che è fermo al 12,4% c'è qualche problema, da cosa dipende? Qualcuno se l'è presa con magistrati della Corte dei Conti che di mestiere fanno i conti, fanno loro. Sì, è un po' più complessa la vicenda, sì, però la invito a invitare Fitto. Ci ho detto, il problema del PNR è vedere se si riescono a prendere soldi che si spendono. L'errore più grande che si può fare sul PNRR è prendere soldi e spenderne anche solo il 99%. Cioè, perché o si prendono o si spendono se tutti? Io prendo i soldi, okay. Mi spiego, se io prendo i soldi per fare un ponte, giusto? Sul PNRR, e nei tempi prescritti, non riesco a fare il 100%, ma il 98% devo restituire quei soldi che ho preso. Per cui l'errore che noi non possiamo fare è prendere soldi e non finire quello per cui quei soldi li abbiamo presi. Ed è la preoccupazione che hanno persone serie. Fitto però ha garantito che gli impegni presi li porteremo fino in fondo, io credo in lui. Senta, prima di andare allo specchio le devo fare una domanda, perché quando lei è stato nominato Ministro della Difesa, qualche tempo dopo, in merito alle accuse di conflitto di interesse legate al fatto che lei era Presidente dell'AIAD, che è la Federazione della Confindustria delle Aziende Italiane Aerospazio, Difesa e Sicurezza, lei disse, non so, che avrebbe querelato. Sì. Però poi il fisico Rovelli che le ha rivolto le stesse accuse dal palco del 1° maggio lo ha invitato a pranzo. Quindi che facciamo, querela o invita a pranzo? No. A me mi querela o andiamo a pranzo? No, querelo quelli che dicono le cose sapendo la verità. Rovelli non mi conosceva neanche e quindi l'ho invitato perché così mi conosce. E quelli, ha querelato qualcuno finora? Sì, certo, tutti quelli che hanno detto falsità. Andiamo allo specchio, venga. E così le faccio vedere qualche altra cosa che riguarda il suo privato. Il suo fisico così diciamo massiccio, no? Anche le ha mai, insomma, in che modo l'ha condizionata questa sua altezza? Gigante buono, Shrek, le hanno detto di tutto, lei ci ironizza anche. Ma intanto ti fa sentire diverso. In fondo addirittura? Certo. Sei il più alto di tutti, sei fuori misura,
giovane ero magrissimo e altissimo, per cui ti senti diverso. Io tendo a ingobbirmi perché tendi ad avvicinarti agli altri, no? Perché altrimenti, certo, se stai dritto ti distacchi da tutti. Perché lei comunque ce l'ha una carica empatica forte, cioè lei comunque mi sembra di capire che le piace il contatto con la gente. È questa la cosa che le piace di più della politica? Mi piace nella vita il contatto con la gente. Vabbè. Si cresce, se no si cresce stando in mezzo alla gente. È un mestiere che in teoria dovrebbe essere portato, sì. In teoria, poi non è che in tutti teoria, lo sanno fare, sì, esatto. Ovviamente. La sua mamma domenica le manda questo videomessaggio. Ciao Guido, sono mamma. Volevo solo dirti che ti vogliamo tanto bene tutti. Che tu, dopo che è morto papà, sei stata la nostra forza. E tratti i tuoi nipoti come se fossero tuoi figli, e loro anche trattano i tuoi figli come fossero su loro. Quando ero a Roma e tu arrivavi e mi abbracciavi, io, anche se non sono piccola, ti arrivavo solo al cuore, ma era la parte più bella di te. Ti prego, rimani sempre così. Ti vogliamo bene, tutti quanti. Ciao Guiduccio. Qual è la cosa più importante che le ha insegnato sua mamma? Non vale, però. No, non vale. Sono un'istituzione, non vale. Però le posso, mia madre ha sempre detto: l'importante è volersi bene. C'è sempre detto: non importa nulla, non importano i soldi, non importa nulla. L'importante è continuare a volersi bene. Parlava dei fratelli, del rapporto, della famiglia. E che è cambiato il vostro rapporto quando è morto suo papà Giovanni, e come? Beh, sì, perché io ma anche mio fratello Gabriele, da allora il tempo della gioventù è finito, quindi dovevi lavorare. Il lavoro era molto impegnativo, cioè lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Avevate anche il senso di dover essere all'altezza di vostro padre, forse? Sì, quello sì, sì. Cioè sì. Vi misuravate comunque con un modello? Assolutamente sì, perché era molto ben voluto. Molto ben voluto, sì. Quindi, insomma, un'eredità in tutti i sensi, impegnativa. Sì, pesante, anche impegnativa. Il mio padre diceva sempre mantenere l'onore del nome. E quindi conservare l'onore e il rispetto per il nome. E in questo la mamma vi alleggeriva, oppure vi ridava questa, diciamo, necessità performativa sabauda? No, mia mamma era la parte del porto sicuro, quello, ripeto, in cui l'importante è volersi bene, tutto per, cioè, basta, lascia perdere le preoccupazioni e tutto il resto, l'importante è stare bene e volersi bene. Carol e Leon, che sono i suoi due figli più piccoli, è diventato papà per la seconda volta, dopo Alessandro che si è laureato da poco, 26 anni, a 50 anni, dal suo secondo matrimonio con la moglie Gaia Saponaro. Eccoli qua. Diventare papà per la seconda volta, appunto, a 50 anni è diverso il rapporto che ha da adulto rispetto a quello che aveva quando era più giovane? Sì, completamente diverso. E in che cosa? Quando sei giovane pensi di avere davanti a te tutta la vita. Più quando sei un po' più anziano sai di non avere tutta la vita. E quindi sai, poi che hai vissuto la mia esperienza, sai che potresti
come tutti, non accompagnarli, esatto. Quindi è molto più importante il tema. E come vive il rapporto con i suoi figli nella quotidianità, insomma? Benissimo. No, ma cioè, cosa cerca di fare per loro, no? Siamo insieme, uno cerca di vivere delle tipo esperienze con loro. Tipo portarli a scuola, non venire, insomma... Beh, prima di fare il ministro io li portavo ogni giorno a scuola, adesso è una delle cose che mi pesano. Una volta al mese riesco a accompagnarli e poi andare in ufficio, ma mi succede sempre più raramente. E cioè, lei ha un'unica figlia femmina, famiglia, sì, tre maschi, poi c'è sua moglie e Carole. In che modo diciamo, un padre che si è sempre rapportato col maschile si rapporta invece con Carole, che è l'unica bimba? Sì, Carole più che una bimba è un unno. Senso, cioè ha preso da lei? No, ha preso il carattere da me e dalla mamma, ma è combattiva, forte, quindi... Non è quella donna, no? Non ha le caratteristiche di femminilità che hanno le bambine, no, è una molto dura, molto attiva, molto combattiva, anzi è già problematico il rapporto adesso. Pensi quando si fidanzerà? No, io non penso che... Non accadrà mai. No, non penso che il fidanzato abbia coraggio di affrontare il padre. Ah, ma no, ma mi preparo per quel momento, capisci? Aspetti che non so se a Ravenna è così, sta uscendo il Presidente della Repubblica, così abbiamo l'inquadratura in diretta, ce l'avevamo, ce l'ha entrato in macchina, va bene. Sì, ecco, vediamo i sindaci. Ecco qui, va bene, Domenico... ci ricolleghiamo. Bene, volevo solo diciamo, dare l'immagine, sì, della presenza delle istituzioni del Presidente della Repubblica vicino a quelle terre, che mi sembrava importante continuare a dare in diretta anche in sua presenza. E le faccio vedere invece un videomessaggio che lei proprio non si aspetta, ed è il videomessaggio di sua moglie Gaia. Ecco finita, dice lei. Vai. Spirit lead me where my trust is with the... Ciao amore. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere breve e diretta. Tu sei la cosa più bella che la vita mi abbia regalato. Dopo di te e con te sono arrivati tantissimi altri regali, uno più bello dell'altro, uno più meraviglioso dell'altro. E parlo dei nostri figli, ovviamente. Parlo della nostra vita insieme, dei nostri progetti, dei nostri cani anche, e delle nostre giornate, dei nostri momenti insieme. Se io oggi sono una donna felice, lo devo a te. E una volta ti hanno detto, e avevano ragione, che se hai un corpo così grande, se sei un uomo così grande, è perché c'era bisogno di una grande massa per contenere un cuore così grande. Ed è il tuo cuore. E io sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di vivere la mia accanto a te. Ti amo con tutta me stessa, amore mio. È imbarazzante dirlo così pubblicamente. Per fortuna sono da sola, è la ragione per cui non sono venuta lì. Sarebbe stato più difficile, ma ti amo con tutta me stessa. Sei la cosa più bella che la vita potesse regalarmi. Ti amo infinitamente. Ciao, amore mio. Ma che brava e che bello. Sì, me lo dice anche non in televisione, devo non dire. Non ne ho dubbi. Lei glielo dice? Io sono un po' più orso, però devo dire che col tempo sono migliorato. L'età e il tempo mi hanno fatto migliorare, però lei mi ha insegnato molto. Lei è una che quando arriva all'aeroporto, arriva, non ti vedi, ti salta addosso. No? Io all'inizio mi imbarazzavo, no? Cioè, veramente. Invece poco per volta mi sono ammorbidito, grazie a lei. E peraltro ha scritto su Instagram, ho trovato questa frase, con una foto della sua bellissima moglie, di quella di cui ti sei innamorato il primo giorno che l'hai vista, pur non essendo tu un principe, ma un orso bruno. Sì. E come ha capito che era la donna della sua vita? 18 anni, siete sposati a 18 anni? Bah, la prima volta che l'ho vista. Cioè, proprio colpo di fulmine? Sì, abbastanza. E quando gliel'ha detto? Non so, adesso non me lo ricordo, non sono così. Lei si ricorderebbe com'era vestita lei, come ero vestito io. Io vado per anni, quindi... No, beh, gliel'ho detto quasi subito, appena... Dopo un po' che ci siamo conosciuti, all'inizio siamo diventati amici, poi dopo qualche mese. Non ha avuto paura di spaventarla, di... subito ha deciso che quella doveva essere la vostra vita insieme. Sì, me l'ha fatta capire anche lei, però. Sì. Però devo dire che me lo fa capire ogni giorno. Beh, si vede. Sì.
E ha cercato mai sua mamma nelle c'è qualcosa che ricorda, che, in cui Gaia ricorda sua mamma? No, assolutamente no. Che c'è sempre un po' questo transfer a volte, no? No, assolutamente no, anzi vanno d'accordissimo loro. Va. Laurea, 2 master MBA, 4 lingue, ha molto humor e ama l'horror, che vuol dire? I film horror. Cioè, e lei invece? E me anche. Fa parte del film, il faccio parte del film horror, capisci? Non sono proprio uno di quelli che si dice un bellissimo uomo. E li vedete insieme i film horror? No, io li odio. Io amo quelli fantasy che lei odia. Quindi lei si guarda i film horror lei mentre guarda i film horror si nasconde perché ha paura No. Le tengo compagnia con disappunto. Va bene, dai, andiamo, torniamo su da Domenico, sempre col ministro, così ci fai vedere le immagini che ha girato stamane, le commentiamo insieme al ministro Crosetto. Vai Domenico. Esattamente Serena, ti posso solo dire che adesso il Presidente della Repubblica Mattarella si è diretto a Lugo dove visiterà il Teatro Rossini e poi ci sarà l'incontro con tutti i sindaci della zona. Faenza ha incontrato qui a Ravenna anche un imprenditore che appunto deviando il corso dei fiumi ha inondato le proprie terre ma ha evitato che Ravenna venisse allagata e ha ringraziato ovviamente tutti gli imprenditori, ma questa mattina grande festa anche a Forlì, allora la vediamo nell'RVM con la regia di Anna Zanconato. Oggi doppia emozione, la laurea. Laurea più la visita del presidente. Sono di Cesena e sono andato ad aiutare le persone bisognose nella zona che avevano la casa allagata. Spin me round again. Centro di Forlì, questa è Piazza Saffi e fra poco qui arriverà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro è con i volontari e le forze dell'ordine che hanno partecipato attivamente in questa emergenza alluvione in Emilia Romagna. Ha avuto paura? Ma neanche per sogno. Guarda che distintivo che ho. Quando si aiuta la gente la paura non esiste. Che cosa è mancato di più? Sono mancato tanto, però ne vale la pena. Sono le 11:07, il presidente Mattarella arriva a Forlì, in Piazza Saffi. Sì. Quello che vorrei dire è che tutta l'Italia vi è vicino e non sarete soli, so che ce la farete. Complimenti alla vostra resistenza e auguri. Presidente, grazie. Cosa ha detto al presidente Mattarella? Gli ho chiesto di ricordarsi del nostro comitato di Forlì che sta lavorando su questa emergenza, nonostante abbiamo perso una sede. E cosa ha risposto il presidente? Ci starà vicino. Mi stava dicendo, ministro? No, io vado spesso in giro con lui, quindi. Ma stamattina uno dei vantaggi, non so se è un vantaggio del ministro, è che hai un telefono con una cosa che si chiama punto punto, tu hai detto no, mi schiacci e ti rispondono. Uno dei miei punto punto è il Presidente della Repubblica. L'ho cercato stamattina perché mi ero dimenticato che fosse lì, perché volevo parlargli, perché il problema del Ministro della Difesa è che non può confrontarsi con molte persone, no? E quando deve parlare con qualcuno, una delle persone con cui mi confronto quando ho delle cose difficili da dire è lui. Schiaccio, lui risponde sempre. E stamattina lo rispondeva, dico, strano come mai, adesso ho capito perché, non mi ero dimenticato. Vabbè, diciamo, le agende sono sempre molto complesse. L'ultima domanda, è vero che sta scrivendo un libro sulla sua vita? E se dipendesse da lei, che titolo avrebbe? No, lo sto scrivendo da 2 anni e spero, mi scuso con PM, prima o poi lo finirò, e non lo so che titolo, non ne ho idea, devo prima finire il libro. Ma se dovesse dare un titolo alla sua vita finora? Storia di un ragazzo di provincia. La provincia è una grande forza? Per certe cose sì. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutti voi, ci vediamo domani alle 14.